Buonasera a tutti ragazzi, bentornati su questo nuovo episodio. Nuovo episodio della terza parte di Jurassic Craft, che è la mod che stiamo provando. Perché terza parte? Perché ho fatto le altre due parti, la prima e la seconda. Non le ho viste. Le sto ancora in via di sviluppo. Ok. Comunque questo video esce quando le altre sono già caricate. Logicamente. Ovviamente, no. Comunque siamo in nostra compagnia del nostro amico Enderman, che ci dà la forza di essere immortali. Yeah! E cosa dobbiamo dire? Abbiamo bevuto un succo, fagli vedere qual è. Fagli vedere che bel succo. Quello lì è il succo. Si è spento il riscaldamento. Allora abusivo. E possiamo dire che possiamo anche cominciare. Abbiamo la registrazione. La registrazione funzionante. Io lo faccio sempre al tappo. Ma che cos'è sta mod qua? Ok, allora. Intanto c'è un cavallo. Intanto lasciamo caricare anche il mondo, perché questa mod occupa parecchia. Saltiamo per aria, che bello! Ci crollerà tutto addosso. Comunque questa mod occupa parecchio RAM e quindi è un po' pesante per sto computer, che comunque è bravo a supportarla. L'ho impostato a 30 o 60 fps. A 60 fps ad 8 chunk di resa, perché sennò non si poteva fare niente, quindi. Che cazzo succede? Ha detto che ha finito. No. Falso allarme. Comunque. Penso che bell'audio. Allora, innanzitutto io direi cerchiamo del cibo. Ma allora, cibo non ne ho, quindi mangiamo un po' di carne marcia. Cosa facciamo in questo episodio? Cibo e tutto. Allora, vediamo cosa abbiamo qua. Ma che roba abbiamo lì, l'hai costruita tutta a mano? Questa qua sì. Allora, cos'è quella X? Quella lì serviva per craftare un macchinario particolare. Allora, fammi vedere. Ci serviranno delle uova. Poi abbiamo bisogno dei feeder, ce li abbiamo già. Tutto il resto ce l'abbiamo già pronto. Quindi, cosa faremo oggi? Andremo a iniziare a popolare un paio di gabbie. Allora, lui non ha mai visto niente questo mod, perché gli ho tenuto nascosto. Ma l'hai fatto in creativa tutta quella struttura lì? Allora, questa del quarzo sì. Tutto il resto ho dovuto craftarlo. Ci ho messo circa una settimana e mezza solo per craftare questi macchinari qua. Che cosa servono questi macchinari? Servono per creare dei geni, degli esseri viventi, e ibridarli, modificarli geneticamente con questa macchina qua, dovrebbe essere questo. Figata. Con l'ibridazione, che possiamo creare delle nuove specie non esistenti. Quindi come si fa? Allora, intanto mettiamo a lavorare, facciamo lavorare questa macchina che ci dovrebbe estrarre il DNA. Come avete già visto, estrae un po' di DNA, che è questo, per esempio, che sono questi qua. Noi abbiamo già due dischi, che sono, no, questi sono quelli di piante, dove erano quelli dei, ho perso, ragazzi, ah no, eccoli qua. Abbiamo questi qua, una qualità al 100% e una 10%. Vuol dire? È la qualità del DNA. Se è al 100% hai la sicurezza che nasca qualcosa. Comunque, allora, a noi serve, che volevo fare, ci serviranno delle brutte bestie, tipo, potremmo fare così intanto, che vi ho già preparato la gabbia e tutto, e intanto, porca miseria, questo ce lo prendiamo, ho dimenticato un secchio con l'acqua che ci servirà, ci serve un secchio con l'acqua, non mi ricordo, ho fatto parecchi secchi perché, come vi ricordate, questa mod è bastarda, perché il secchio non te lo ridà e lo usa per far funzionare il macchinario e ti ciulla il secchio. Quindi mettiamo un secchio qua dentro, vedete, il secchio sparisce, si riempie di acqua e inizia il lavaggio del fossile. Qui nel frattempo, buono, 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 buono.
Ottimo, abbiamo un po' di selcio, un po' di polvere d'ossa e abbiamo dei calamites soft tissue e del ginkgo soft tissue, che sono dei geni di piante, cioè il materiale genetico delle piante ottenuto da... Che fortuna, ragazzi, ne abbiamo trovati altri. Questo non è mai successo. Vabbè, devo trovare... Ok. Nel frattempo qua abbiamo un po' di ossa, che anche queste andremo a pulire ulteriormente per vedere se ci nasce qualcosa e riuscire a fare un 100%, perché ho fatto una gabbia strafiga, e fare una gabbia strafiga per non mettere dentro niente, mi capite che è altamente inutile. Fuori! Allora, andiamo a vedere. Cos'è quella lì? Questa è la Jeep. La Jeep, aspettate, dov'è il posto di guida? È di qua, ovviamente. Allora. Ok, siamo arrivati. Siamo arrivati, ok. Allora, qua, questi sono i nostri. Non accenna a crepare quello là. Porca miseria, è mortale. Devo prendere il minimo sforzo. Oh, siamo in crisi, va bene. Allora, se non sbaglio, qua c'erano i resti appunto di quello che era morto, ovviamente. Che era morto. Crepato. Sì, affogato, tanto capito. Poi non so come ha fatto a crepare. Comunque, io per caso andiamo a vedere se hanno ancora del cibo. Con ovviamente le porte di sicurezza. Allora, state qua. Te magna a te, siete che fa... sei gaffan. Allora, no, di roba ce l'hanno già abbastanza. Ok, quindi non dovremmo. Vediamo. Allora, vediamo un po' come sta. Vieni qua. Ehi! Aspetta un attimo. Vieni qua. Perché non me la fa? Ah, solo quando sono piccoli? Non voglio colpirli con il destro, perché l'ultima volta che l'ho colpito col destro sono morto. Ti attaccano? Porca miseria! Porca miseria, questo non doveva succedere, questo non doveva succedere! Questo non doveva succedere. Ok. Sta morendo uno. Per fortuna abbiamo della polvere d'ossa. Che prontamente una tira. Ma non si è buggato. Sclerata. Facciamo crescere un po' di erbetta. Ed è tutto di nuovo. Pronto. Vieni qua. Ti diciamo seduto a cuccia. Bravo. Così uno ce l'abbiamo seduto a cuccia. Poi dobbiamo andare a prendere questo. E gli diciamo. Ah, quando hanno un tot di età non ti ascoltano più? 43 giorni. Dov'è quello fine carriera? Buongiorno. Oh, è morto tra un po'. Questo qua è il più vecchio, in teoria. 58 giorni. E diventa ancora più grosso? No, quello è il massimo. Questo è relativamente giovane. Comunque, allora, diciamo. Porca miseria! Madonna, che fastidio. Quello lì si suicida. C'è un problema. C'è un problema che non vorrei che fosse cresciuto di un giorno e non si può più. Bello. Cavoli. Io adesso però ci rimango secco. Succede se lo colpisci. Ok, Wonder, vai dove vuoi te. Succede se lo colpisci. Se colpisci gli altri mi saltano addosso. E ho, se no, 5 secondi per uscire dal mio corpo che l'ho colpito. Comunque. Il cibo ce l'hanno. Usciamo dalle uscite di sicurezza e andiamo a vedere il nostro. Ma la Jeep te la sei fatta a te? Sì. E credo poco. Sì, puoi crearti la Jeep. Con il ferro lo modelli e poi prendi. Ma cos'è tutta quella struttura là in fondo? Quella struttura là, ci sono più strutture. Ah, lì, tutta quella roba lì che cos'è? Sono le gabbie. E quello là è il famoso portale con la ferrovia che porta alla... Adesso andiamo a vederla, comunque. Andiamo... Ok. Allora. Siamo dentro e vediamo cosa è successo nel frattempo. Abbiamo trovato un niente qua. Nel frattempo qua ha pulito altro. Sì. Tyrannosaurus. E andiamo a inserirli nella macchina, trita tutto per tritare anche la via della morte. Comunque, io dovevo avere, vediamo,
Dilufu, fa-wuf-wuf. A quanto è percentuale? Non me lo dice. Ah, dobbiamo prima farla la percentuale. Quindi per fare la percentuale dobbiamo fare, se non ricordo male, dobbiamo prendere il DNA nucleotide e dei dischi di storage. Proprio chimica qua, eh. Esatto, e nel frattempo gli sbattiamo anche l'unghia che abbiamo lasciato. Dobbiamo adesso trovare, eccolo qua, il macchinario per scrivere sui dischi, quindi. Paraporopofosofus. Vai, sovrascriviamoli. Aspetta, facciamo così, magari. Esatto. Si ottimizza un po' il tempo. Allora, questi sono i dilopofosauri. Qua intanto si sono scannati. Si sono scannati abbastanza. Vabbè. Dopo andiamo a salutarli. Pedro! Come si fa a mancare un buco grande come una porta? Ce l'abbiamo fatta! Adesso moriranno. Sponiamo sto Dilophosaurus, figo. Probabilmente moriranno annegati. O qua. O Beh, un qua. missile credo poce lì. Non vedi che si ferma tipo l'ultimo scherzo. Ah no. Però possono incastrarsi qua le ragazze. No, Ah, ha scusa. tirato fuori la bistecca così a cazzo. Inquietante! No, significa che qualche dinosauro ci è passato sopra, significa. No, No, le sparo ogni tanto. no, non le spara ogni tanto. Sì. Beh, adesso la sto qua me la mangio mi si E per forza. se mangia le robe dei dinosauri, Brutto. tipo. Oh, vediamo com'è sto dilo Allora, posso. questo è quello misto, cioè quello fatto a metà. Questo qua dovrebbe essere il maschio. È sparito! Cos'è timid? Nato. Tamed. Ah, il cuore veloce, via! Quanto cazzo sono rapidi! E ora proviamo questo misto. Candile, piccinino, beh. Allora, per questo episodio è tutto. Il prossimo vedremo come sta andando. Intanto sono spariti un'altra volta. Per questo, intanto. Aspetta che. Per questo episodio è tutto. Clicca il pulsante e ciao!